Ciao a tutti, bentornati al mondo virtuale di Valdagno da Davide, Rocco e John. Oggi faremo l'unboxing di Deathwing della SciShow, ispirato al videogioco World of Warcraft. Prima di iniziare, conosciamo meglio il personaggio. Deathwing il distruttore è il boss finale dell'espansione Cataclysm di World of Warcraft, MMORPG creato da Blizzard il 23 novembre 2004, che ha appassionato milioni di giocatori in tutto il mondo. Ecco la statua montata e fa la sua sporca figura, perché è veramente veramente imponente, è veramente veramente bella. Qua SciShow ha centrato proprio la posa di questa statua. Montarla è semplicissimo, c'è una base, il corpo e le due ali. Adesso inizieremo ad analizzarla. Premettiamo subito che la statua è stabile, non abbiamo riscontrato eventuali problematiche, dipendenze. Ovvio, bisogna vedere se a lungo andare il peso del bilanciamento delle due ali potrebbe causare qualcosa, ma comunque, essendo un blocco unico di corpo, dovrebbe reggere molto bene. A livello espositivo, la statua va esposta in questa posizione, preferibilmente in questa posizione. Dopo ricordiamo che le parti interne delle membrane delle ali sono realizzate con una resina semi-trasparente, quindi di conseguenza con il giusto gioco di luci si può veramente dare un effetto fantastico a questa statua. Allora, il nostro drago, come potete vedere, poggia su questi ruderi di questo castello, come voler, diciamo, ambientare la scena come se lui fosse appena arrivato e avesse fatto un po' di macerie. L'inserimento della statua è andato perfetto, si incastra perfettamente. Analizzando la base, troviamo un buon sculpt a livello di dettaglio dell'architettura del castello, con questi pezzi che stanno franando, distrutti, e anche un buon effetto luce qua che è stato dato su questa torretta per dare un po' l'idea del che sia in fiamme. Passando al pezzo portante della statua, cioè il drago, di un'imponenza fantastica, hanno centrato appieno quello che è il personaggio, il boss finale di World of Warcraft. Come proporzioni sembra perfetto, forse magari sarebbe stato da allungare un po' questa coda, che risulta essere magari un po' tozza, però comunque ci può stare. Nel complesso, proporzioni e sculpt fantastici. La statua è arrivata in terra, quindi anche se si pensava che le parti fossero fragili, ci potesse essere qualche rottura, come potete notare anche le parti più esposte, cioè gli artigli delle ali, risultano essere veramente massicce, cioè non è una cosettina messa lì che si può rompere facilmente, anzi è anche imballato bene, comunque imballato bene, quindi c'è molto stacco fra la base e Deathwing, nel senso colorativo. A livello di colore, livello proprio super base per il castello e un colore un po' più dettagliato, sì. Però siamo su livelli base anche del corpo. Forse la parte più parte pitturata meglio, secondo me, è anche come miglior effetto le ali, cioè nel senso. Lì però si parte dal presupposto che comunque è una resina trasparente, di conseguenza probabilmente gli effetti colorativi sono stati aggiunti a livello di cast, perché le resine possono essere realizzate anche con l'aggiunta di coloranti naturali che danno comunque questi effetti. Sicuramente una parte di paint c'è stata, ma non così significativa. Ovvio che, come giustamente sottolineava Riccardo, sulla base troviamo
carenze a livello colorativo, perché è molto piatta, molto scialba, cioè alla fine se si pensa a un castello medievale, sì, ogni pietra aveva la sua storia, ogni pietra poteva essere presa da cave diverse, quindi differenziare magari alcune parti delle pietre rispetto a quelle del cornicione, delle parti più lisce con più colori, avrebbe dato sicuramente molta più vita. Inoltre questo tentativo di effetto fiamma poteva essere reso meglio e soprattutto ampliato. Più ampliato nel resto dei rottami di questo castello, come vorrà significare che proprio il drago era arrivato, aveva fatto il suo macello, aveva soffiato il fuoco e sì, aveva distrutto questo castello. Per quanto riguarda il drago, giustamente qua troviamo una colorazione abbastanza base. Possiamo... Posso dire una cosa? A livello scultoreo, una delle statue con più particolari, cioè sì, mostruoso, cioè nel senso proprio, cioè a livello di squame, gli artigli, i corni, cioè tutto molto particolareggiato, soprattutto sì, ma... anche con dettagli molto piccoli di questo squamette, carico di dettagli che con una più accurata pittura, cioè questo viene fuori qualcosa di spettacolare, cioè proprio spettacolare. Comunque, ritornando al discorso pittura, troviamo dei colori molto base a livello di corpo, di metalli, di questi tentativi di effetti luce, soprattutto nel centro del corpo e nella bocca, sì, che potevano essere fatti molto molto meglio. Anche per dare un po' l'idea di movimento di questo drago, si possono notare delle linee tra le varie squame di un colore rosso. Ok, però è sempre una base, da qui sì, bisogna partire per realizzare qualcosa di forse un po' più dettagliato, soprattutto anche a livello di stacco tra punte e artigli e il resto del corpo, cioè sembra tutto uno. Sì, anche di corni. Sì, quindi si poteva differenziare magari utilizzando dei grigi, dei bei colpi di luce per far staccare di più tutte le parti in sé. I metalli, anche quelli, sono proprio molto base, cioè un nero di base e una spazzolata di metallo proprio nel colpo di luce più esterno per dare l'idea di movimento. Sì. Unica piccola cosa che abbiamo riscontrato è questo gap che troviamo nell'inserimento delle due ali, però cose che si possono mettere a posto. In generale la statua è fantastica, cioè la posa è bella e imponente, è una statua che secondo me all'interno di un'esposizione farebbe una figura fantastica. Ovvio che per il numero limitato dei pezzi con cui è stata prodotta, cioè 2500, ci si poteva aspettare forse un miglior lavoro di paint. Beh sì, ma lì torniamo sempre sui soliti discorsi, gli studi vari che prendono in mano. Lì purtroppo noi collezionisti, noi amanti di questo genere di collezionismo, non è che possiamo andare a metterci. L'unica cosa che possiamo fare è rivolgerci eventualmente a customizzatori che sicuramente con un prodotto del genere riuscirebbero a fare un capolavoro. Sì. Adesso, base, cioè, personalmente io la comprerei per fare questa cosa. Sì. Ma ricordiamo che l'apertura alare siamo sugli 80 cm. Abbondanti. Quindi per una possibile esposizione in teca, qui o te la fai, bisogna studiare anche una teca per questo bestione, sì, che però ricordiamo sempre fa la sua figura, fa la sua scena, e soprattutto anche a livello di esposizioni con il giusto gioco di luci, magari che illuminino dal basso per dare molto più colore a queste ali che sono in resina trasparente, cioè ti permette di giocare un po'. Per tutti gli amanti sia delle statue, che sia della linea World of Warcraft, che di qualsiasi altro cosa, perché penso che anche un amante del semplice drago questa la vorrebbe assolutamente. Sì, sicuramente. Per concludere, la statua è grande, imponente e molto bella, adatta a tutti gli amanti sia di statue che del videogioco. Dal mondo virtuale per oggi è tutto, troverete i soliti nostri link sotto nella descrizione del video. Se vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale e alla prossima. Ciao! Ciao!
Oh, maga, la regina dei morti è qui per te. Ma va a far...